Riprendiamo la bellissima animazione virtuale di Mogi Vicentini. Prima eravamo arrivati fino a questo punto, era stato appena spiegato il modello di Eudosso. E da qui in poi l'animazione prosegue con il modello geocentrico di Tolomeo. Vediamo infatti comparire il pianeta che si muove di modo circolare uniforme su un epiciclo, che è questo. A sua volta l'epiciclo, il centro dell'epiciclo, ruota su un deferente che è quest'altro cerchio che è centrato sulla Terra. Questo che si vede qua dietro, non è un altro pianeta, è la proiezione del pianeta sullo sfondo delle costellazioni, cioè delle stelle fisse. Come vediamo, la proiezione del pianeta fa un moto retrogrado, quindi va avanti, poi torna indietro e prosegue ancora avanti. Quindi il moto retrogrado, in questo caso, è un moto reale che deriva dalla combinazione di due moti circolari uniformi. Dunque, il modello di Tolomeo è in grado di spiegare perché la proiezione del pianeta visto dalla Terra sullo sfondo delle stelle fisse fa il moto retrogrado, quindi va avanti e indietro. Ricordiamo anche che il pianeta, quando si trova in moto retrogrado, aumenta di luminosità, appare più luminoso. Infatti, lo vediamo in questa sequenza di fotografie. Questo è il pianeta, qui è meno luminoso. Quando inizia la fase retrograda, si vede che aumenta di luminosità. Il massimo di luminosità si ha proprio in fase retrograda. Poi, quando ritorna ad andare in avanti, diciamo, quindi la fase cosiddetta prograda, perde di nuovo luminosità. Quindi in modo retrogrado, il pianeta acquista luminosità e poi di nuovo la perde. Il modello di Tolomeo è in grado di spiegare anche l'aumento di luminosità. Infatti, quando il pianeta si trova nella fase retrograda è il momento in cui il pianeta è più vicino alla Terra. Adesso la proiezione va avanti, ora va indietro, quindi il pianeta sembra tornare indietro sullo sfondo delle stelle fisse adesso, quando è più vicino alla Terra. Quindi questo è il motivo per cui il pianeta appare più luminoso, perché si trova più vicino alla Terra nel momento in cui torna indietro, cioè quando fa il moto retrogrado.